Allora, continuiamo la nostra trasmissione e dopo tanto tempo ridiamo il benvenuto all'onorevole Pippo Limoli. Buonasera. Grazie, buonasera a lei, grazie. La troviamo splendida, abbastanza, in sì, forma. abbastanza, abbastanza. Come Ma abbastanza bene, continuiamo il nostro impegno, fa parte della mia vita, nel mio DNA c'è Ora questo impegno col nuovo questa centrodestra voglia di di Alfano, diciamo, impegnarsi. Ma stiamo vivendo e continuando questa stagione. no? Com'è stato questo risultato elettorale del nuovo centrodestra regionale? Come la soddisfa appieno oppure si poteva fare di più? Come in ogni cosa si può sempre fare un po' di più. Probabilmente un messaggio forte non è passato, ma in ogni caso noi avevamo due scopi da raggiungere. Uno era il superamento su scala nazionale del 4%, questo c'è stato, e in più avevamo il grande piacere, la nostra grande scommessa era quella di riportare nuovamente per la seconda volta a Bruxelles e a Strasburgo il nostro candidato, credo uno dei migliori su scala nazionale, il professore Giovanni Lavia. Anche questo risultato è stato raggiunto, quindi c'è un motivo di soddisfazione, poi per me anche personale. Senta, onorevole, il nuovo centrodestra, nella geografia politica regionale, ecco, stiamo alla politica regionale, capisco che c'è poco, forse niente da dire, ecco, il nuovo centrodestra come si sta ponendo a Palazzo dei Normanni? Beh, il nuovo C'è centrodestra. una posizione molto ondivaga, un giorno sì e un Ma noi giorno paghiamo stranamente no. questo scotto, perché si vede che non si riesce a dare un messaggio chiaro, Chiaro, e questo a perfetto. me dispiace Una volta molto. sembra che appoggi Sì. Crocetta, un'altra volta invece no. Lei sa, fra l'altro, la mia storia mi porta ad essere infastidito o dispiaciuto quando penso che i miei rappresentanti, faccio riferimento in maniera particolare al mio amico fraternissimo, tra virgolette, Nino D'Asolo, che fra l'altro è anche il presidente del gruppo parlamentare all'Arse, quando il messaggio forte di linea chiara non viene recepito da parte della gente e quindi da parte dei siciliani. Il nuovo centrodestra stava e sta all'opposizione. Noi non abbiamo motivi per i quali dover cambiare bandiera o atteggiamento. Mi ha fatto piacere leggere ieri, però ne avevo parlato il giorno prima con Nino D'Asolo, riportata una sua dichiarazione sulla Sicilia a seguito dell'apertura da parte del segretario regionale dell'UDC Giovanni Pistorio, l'apertura nei confronti del mio partito, prospettando una eventuale ipotesi di avvicinamento o addirittura di allargamento di una giunta per entrare in nuovo centrodestra, e poi c'è stata la dichiarazione stizzita da parte dell'articolo 4 in cui si richiamava quasi all'ordine segretario regionale L'UDC. dell'UDC. Mi ha fatto bene, mi ha fatto piacere leggere la dichiarazione dell'onorevole D'Asolo quando ha ringraziato il segretario dell'UDC per l'attenzione riservata al partito, ma dicendo che noi non siamo assolutissimamente interessati ad inseguire o ad Cioè la occupare parentesi elettorale che ha visto assieme poltrone, no, l'UDC e il Movimento. voglio concludere ad occupare poltrone perché non fa parte del nostro DNA. Noi abbiamo perso l'elezione, quindi ci tocca stare alla opposizione. Opposizione. E poi ha anche detto al rappresentante dell'articolo 4 di non disturbarsi più di tanto, di non innervosirsi più di tanto, perché può stare tranquillo l'articolo 4, perché il nuovo centrodestra non ha motivo alcuno per cercare o sgomitare per poter entrare in giunta. All'opposizione eravamo e all'opposizione stiamo. Probabilmente
questo messaggio ancora non arriva bene alla gente, e quindi c'è qualcuno che magari si vuol passare un po' di tempo sulla posizione di un partito, e questo a me dispiace, ma la linea nostra è di chiusura nei confronti del governo Crocetto, della sua maggioranza, che non c'è. Poi fra l'altro entrare in una giunta a guida dell'attuale presidente della regione credo che significherebbe un suicidio, per andare a fare che cosa? Non c'è un esecutivo, non c'è una maggioranza, non ci sono partiti che abbiano una loro strategia, c'è una guerra intestina a cui assistiamo giorno dopo giorno tra il PD e il presidente della regione, all'interno del Partito Democratico ci sono varie posizioni disarticolate, poi c'è articolo 4 che rivendicherebbe più spazi, più ruoli. Quindi un partito come il Nuovo Centrodestra, che sta all'opposizione, quale motivazione potrebbe avere per andare ad immischiarsi o ad entrare in una situazione così fibrillante, che fra l'altro ha portato totalmente la Sicilia al disastro, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti quello che sta avvenendo e le enormi difficoltà con cui devono combattere tutti i pezzi della società siciliana. Quindi il Nuovo Centrodestra, lo ribadisco, l'opposizione era e all'opposizione rimane. Caltagirone, invece, questa ambiguità, diciamo, di questo Nuovo Centrodestra si sta evidenziando qui a Caltagirone. Proprio lunedì sera è stata presentata una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale, dove i due rappresentanti del Nuovo Centrodestra, che fanno riferimento al Nuovo Centrodestra, uno Sergio Domenico, che ha firmato la mozione di sfiducia, invece Elisa Privitera non l'ha firmata, perché asserisce testualmente, a parte che l'ha detto a noi in un sms in diretta lunedì, non ho firmato, dice testualmente la Privitera, la mozione perché in linea con le scelte del Nuovo Centrodestra, avendo letto le motivazioni, le abbiamo ritenute pretestuose e un atto politico. Vogliamo ragionare su altri elementi per imporre una vera opposizione in Consiglio nel rispetto delle regole di democrazia. Sarebbe da analizzare un po' tutto questo. Però la posizione è che il Nuovo Centrodestra, stando a Elisa Privitera, non... Domenica invece, che Sergio Domenica, che è il primo consigliere comunale, Elisa Privitera è stata una surrogata ultimamente, una che è entrata ultimamente. Sergio Domenica invece fin dal primo momento, tra l'altro, fa parte della direzione nazionale del partito. Come la chiariamo? Parlando di equivocità, di posizione non chiare del centrodestra, mi pare che qui la stiamo vivendo, diciamo, questa poca limpidezza, poco chiarezza, poco... No, non voglio aggiungere altro, perché meriterebbe un approfondimento tutto il resto che c'è scritto, no? Perché sarebbe da decriptare, però lasciamo così, diciamo. Lei non può togliermi però le parole di bocca. Assolutamente no. Direttore. Ah, perché onorevole, scusi? Perché la dichiarazione che lei ha testé letto poco fa, io non l'ho capito cosa ci vuole. Neanch'io. Uno studioso particolare. Infatti. Nel decriptare ciò che si dice, perché io abituato con la mia chiarezza e linearità, quando dico una cosa credo che quasi sempre mi faccio comprendere o capire da chi mi ascolta o da chi mi legge. Io non so a quale linea politica si faccia riferimento in questo articolo, in questa dichiarazione, o di quale partito o di quale classe dirigente. Ho letto testualmente. Si parli. Sul quotidiano calatino o catanese. Sì, sì, ho visto sulla cronaca di Catania della Sicilia. Ma credo che si faccia molta confusione, e anche questo, siccome non è la prima volta, mi capita di parlare di questo argomento, perché mi ricordo che anche nella precedente giunta ogni tanto, quando io venivo, lei mi diceva: ma il suo partito è chiaro, come vede, avevo ragione, però
No, dire che lei aveva ragione all'epoca, molto semplicistico. Dice magari una cosa vera, ma bisogna poi, come dire, sondare o spezzettare o vivisezionare i passaggi che ci sono. In ogni caso io dico il partito, il nuovo centrodestra, che sta al comune di Caltagirone in una posizione di massima coerenza, perché siamo stati noi protagonisti di una campagna elettorale, allora eravamo nel PDL, il PDL si scommise con un proprio candidato, Sergio Gruttadalla, che ebbe anche un gran bel risultato, certo. Devo dire, però non fu sufficiente per poter andare al ballottaggio e quindi eventualmente scommettersi in un secondo turno. L'elettorato di Caltagirone premiò due proposte diverse da quella nostra, due proposte rappresentate dalla dottoressa Foti e dal dottore Bonanno, e poi vinse il dottore Bonanno e quindi fu eletto, anzi a furor di popolo, sindaco di Caltagirone. Quindi l'elettorato di Caltagirone diede un mandato al PDL, che era quello di stare all'opposizione. Il consigliere Sergio Domenica non ha mai tradito, né mai è venuto meno alla linea politica scelta dal suo partito, e soprattutto non è mai venuto meno al patto stretto con gli elettori. La sua posizione era quella di rappresentante di un partito che stava all'opposizione, ha iniziato da allora, quando fu, credo, agosto, nel 2012 credo che si sia votato, il 6 giugno del Consiglio. Fin dall'indomani mattina del risultato elettorale, il consigliere Sergio Domenica ha sempre interpretato, e secondo me l'ha interpretato con onestà e con orgoglio, il ruolo della opposizione. Noi siamo stati sempre all'opposizione e abbiamo iniziato fin dal mese di giugno ad avere una posizione chiara e coerente di rispetto nei confronti della città di Caltagirone innanzitutto e dell'elettorato che scelse il partito a cui io appartenevo ed appartengo, perché poi alla fine l'area di riferimento, certo, è sempre quella. E credo che oggi, se c'è un consigliere comunale che possa essere portato a modello comportamentale nei confronti della città di Caltagirone, credo che questo consigliere comunale non possa non essere che Sergio Domenica, che ha continuato e sta continuando a portare, a lottare e a combattere per dire che la posizione del partito è quella di contrasto nei confronti di un'amministrazione che fin dall'inizio partì col piede sbagliato. Credo che lei si ricorderà che fin dal mese di settembre di quell'anno 2012 io utilizzai una frase che probabilmente non sarebbe riuscito il neoeletto sindaco a consumare nemmeno la luna di miele, perché si capiva che non c'era nessun collante politico attorno ad una candidatura. Si parlava di municipalismo perché si voleva nascondere ciò che c'era dietro, ma saltava agli occhi di tutti chi aveva pensato, aveva programmato, aveva proposto quella candidatura. E io penso di essere stato un facile profeta nel dire che Caltagirone molto presto si sarebbe accorta dell'errore commesso. Sono passati quindi credo 2 anni, siamo a giugno del 2014, io sfido chiunque a dire una sola opera o una sola iniziativa degna di tale nome che l'attuale signor sindaco di Caltagirone abbia portato a compimento nell'arco di 24 mesi. Sono passati 2 anni ed è stato un continuo
perdersi in che cosa? In contrasti, in fallimenti, dovuto a che cosa? Ad una mancanza di strategia, ad una mancanza di progettualità. Leggevo l'altro giorno che in 24 mesi sono state nominate 18 assessori, il che sta a dimostrare proprio quella mancanza di coesione politica, perché di politico non c'era e non c'è niente nella giunta che sta amministrando la città di Caltagirone. E se l'uno col risultato di cui si parla, ma ancora è in itinere, è quello del dissesto, l'aver dichiarato un dissesto nei cui confronti sono a conoscenza che anche il Ministero degli Interni ha mosso tante criticità, che parla di 18 rilievi che sono stati comunicati, trasmessi, o forse di più, con l'aggravante che nonostante la dichiarazione di un dissesto pare che ci siano le condizioni per aver nuovamente dichiarato un dissesto, perché ci sarebbero circa 3 milioni fuori bilancio di spese non giustificate e così via. Violazione del patto di stabilità. Certo, fuori dal patto di stabilità, e addirittura non è stato approvato nemmeno il bilancio. Tutto questo sta a dimostrare che questa giunta ha fallito in tutti gli scopi o in tutte le linee che erano fondamentali per un buon governo di questa città. Rispetto a questo, il consigliere Sergio Domenica da sempre si è sempre scagliato o ha sempre preso una posizione di condanna nei confronti di una giunta, di un'azione amministrativa che ha prodotto solamente disastri nei confronti di Caltagirone. Quindi la posizione del partito del Nuovo Centrodestra, di cui ricordo non tanto a lei ma a me stesso, il consigliere Sergio Domenica è anche delegato nazionale, consigliere nazionale dell'NCD, è stato eletto 3-4 mesi fa, credo che si fece a febbraio o a marzo, la data non la ricordo bene, ma parliamo di mesi addietro. Quindi interpreta con onestà e con coerenza la linea politica che non ha mai tradito il consigliere Sergio Domenica, e deve continuare su questa linea, perché è una linea che ha come scopo un solo argomento: il bene della città. Lui sta mettendo, antepone a qualunque altro tipo di considerazione. Tralascio di dire che serenate ne ha avute fatte tante il consigliere Sergio Domenica per cercare, come dire, di addolcirlo nella sua posizione di intransigenza nei confronti di una mancata correttezza amministrativa, ha anteposto il bene della sua città, e questo gli fa onore, ma non è un eroe se fa queste cose, però antepone la sua città, gli interessi veri dei suoi concittadini, a qualunque tipo di raggiungimento di scopi personali o di compiacimento, doversi sedere per essere chiamato poi più volte che consigliere anche assessore o presidente, non si sa di che cosa. Quindi deve continuare su questa linea, perché la linea del Nuovo Centrodestra. Poi se c'è, ho letto, ho sentito, ho ascoltato quello che lei dice, io dico, non capisco bene il significato. Mi rendo conto che probabilmente parla di avere avuto una interlocuzione con Catania, ma Catania è una grande città, magari era con Ramacca, oppure non lo so, con Palagonia o con Mineo, quindi uno capisce bene magari con chi si parla. In ogni caso comprendo che ha avuto un'interlocuzione con Catania, non so Catania cosa abbia risposto o meno, probabilmente c'è una rappresentazione non corrispondente bene alla realtà, cioè che non fotografa bene la realtà del comune e della maggioranza che non c'è al Consiglio Comunale di Caltagirone, ma che non tiene conto poi degli interessi della città. Dico solamente che oggi
siccome facilmente si parla di partito, direttore, io dico, un partito non è un Luna Park dove uno sale in una giostra, poi scende da una giostra, si riposa, prende un panino, poi sale in un'altra giostra, così impegna una serata, né tantomeno è un'associazione turistica o un dopolavoro. Il partito è una cosa seria. Il partito, il Nuovo Centrodestra, è un movimento politico, e quando si parla di partito significa che c'è una storia, che c'è una formazione, che dietro l'appartenenza ad un partito ci sono tanti sacrifici, ci sono tante lotte, ci sono tante battaglie, tanti dispiaceri che si prendono e che poi segnano anche la vita della persona impegnata in prima persona. C'è il picchettaggio dalla mattina all'indomani fino a notte davanti ai seggi elettorali quando si va a votare. Ci sono anche scontri, a volte fisici, che si fanno con gli avversari politici. C'è il piacere di difendere una linea, una progettualità. C'è la storia di chi ha difeso degli ideali, che ha combattuto mettendo il petto in avanti, se mi passa questa espressione, mettendo a repentaglio, anche a rischio, la propria incolumità fisica, perché uno crede in un ideale che poi diventa il pilone, il pilastro fondante dell'adesione ad un partito. Quindi c'è una storia dietro ad un partito. Non vorrei che queste cose, visto che viviamo in una società alla deriva, tanti non ce li hanno presenti, probabilmente perché non tutti hanno una formazione o una storia vissuta, e quindi non tutti sono cresciuti all'interno di regole, di disciplina di partito. Parlare di Sergio Domenica, si capisce cosa rappresenta lui, la sua famiglia, i suoi amici guerrieri che da sempre combattono per difendere la linea dei moderati nella città di Caltagirone, rifiutando prebende e mandando all'altro mondo chi si sarebbe permesso quasi quasi di offendere l'intelligenza, la dignità e l'identità. L'identità è una cosa fondamentale quando uno cerca di fare politica. Questo è il partito. E non si può pensare o presumere che si può fare parte di un partito so perché poi uno ha, io lo chiamo album fotografico, però mi piace questa frase, io sono per parlare sempre in italiano. Tanti invece di parlare di album fotografico, quando uno si sposa, no? C'è tutta quella gioia dei fotografi che non ti lasciano in pace, il book fotografico. Forse tanti pensano che sto facendo fotografie un po' dovunque, mettendosi in posa in tutte queste fotografie o foto si diventa punto di riferimento, ma è una cosa diversa. Il partito, non lo dico tanto a lei, lo dico a me e a chi ci sta ascoltando. Il partito svolge una funzione politica che è una cosa seria, la funzione politica è anche la funzione sociale. E la cosa più importante per chi fa politica qual è? Quello di dire: io nel mio paese, nella mia realtà in cui io vivo la mia vita personale, con la mia famiglia, con i miei amici, con i miei avversari, con cui ho il piacere di discutere, ma io penso sempre di difendere la mia città. Non è un problema di difendere il signor sindaco, di difendere altre posizioni, quindi destra, sinistra, centro, non si sa di cosa vorrebbero parlare. Qua si tratta di difendere l'identità, la dignità e la storia di questa città di Caltagirone. E chi fa politica seriamente, con onestà e con coerenza, sottolineo la coerenza, non può non riconoscere che al di sopra di tutto c'è l'interesse della propria città. Io non ho bisogno, se si parla di Pippo Limoli, quando parlo io, forse potrò sembrare presuntuoso, non dico io parlo in nome per conto di Tizio, di Caio, di Giuseppe, di Pino, quando parliamo dei miei fratelli
oppure devo ricorrere per fare capire, posso aggiungere anche altri, io il nome per conto di, poi ci metto anche Angela Merkel, Adenauer, la Thatcher, non so chi, tutti quelli dell'area moderata, perché io il nome per conto, chi dice questo significa che non c'è identità. Se parla Sergio Domenica non ha bisogno di dire io il nome per conto di, si sa chi è Sergio Domenica, perché è la sua storia che lo porta a non dire il nome per conto di, perché se per farmi riconoscere io ho la necessità di dire che sto rappresentando 1, 2, 3, 4, 5 e così via, significa che ancora non sono entrato nella testa, nella mentalità della mia realtà locale. Sergio Domenica è Sergio Domenica, e siccome ha la storia dietro di lui non c'è bisogno di dire il nome per conto di, quindi io ritengo che questa confusione che c'è, devo dire, a Caltagirone, che mi hanno chiamato tanti, dice ma cosa sta succedendo? E io dico, ma cosa dovrebbe succedere? Dice, ma c'è là, come? C'è la mozione di sfiducia? E certo, Sergio Domenica, fra l'altro mi dispiace che non risulta il primo firmatario. Non l'hanno fatto in ordine alfabetico. Poi me l'hanno detto, perché io ho anticipato tempo addietro, lei si ricorderà, che il primo firmatario di un'eventuale mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale sindaco si doveva chiamare Sergio Domenica. Non è il primo firmatario perché hanno scelto, credo che abbiano fatto bene, di firmare per ordine alfabetico. E non è una mozione di sfiducia al carro di Tizio, di Caio, di un partito o di un altro partito. Perché anche a voler leggere i nomi, ho letto che sono 15, ma mi pare, sì, ho avuto notizie che saranno probabilmente qualcuno in più. Ce ne sono 8 che fanno riferimento alla classica un'area opposizione di centrodestra e 7 che fanno riferimento ad un'area, per intendersi bene, di centrosinistra. Sì, sì, infatti. Quindi a nessuno è permesso di scheggiare o sporcare o infangare l'immagine di un ragazzo per bene come Sergio Domenica, volendolo fare passare come se fosse al carro o al traino non si sa di che cosa. Questa è una scelta politica che si sta facendo per il bene della città, e quando si parla di bene della città, poiché c'è un signor sindaco che è insensibile a ciò che sta avvenendo nel paese, io prima di arrivare qua ho visto che c'era un camioncino, un pulmino, non è un furgoncino, ma sai, io vengo da Ramatte, un po', cioè, non è elevato come Caltagirone, cioè, un pulmino, io ho visto tanta, è un Mercedes, tanta confusione, e mi sono fermato, io ho visto che c'erano tante persone che si fermavano spontaneamente, poi ho chiesto e ho capito di cosa si trattava. Io ho detto che non essendo di Caltagirone non posso avere il piacere di sottoscrivere. Ma io mi faccio una domanda, ma un sindaco di una città che sa quello che sta avvenendo nelle strade della sua città, un sindaco che sa che tutti i pezzi della società di Caltagirone sono tutte coalizzate per dire basta, non ce la facciamo più, proviamo, è giusto rimettersi nuovamente al giudizio della città, al giudizio del popolo, quando vede che le organizzazioni sindacali di categorie, il mondo artigianale, il mondo dei commercianti, il mondo degli imprenditori, dei professionisti di vario genere, per non parlare dei disoccupati, eccetera, quando raccoglie, è possibile che non avverta ciò che avviene nella sua città? Ebbene, rispetto a tutto questo, Sergio Domenica è l'alfiere della posizione di un partito che sente sulle spalle il dovere di gridare alla città, stiamo morendo, non ce la facciamo ad andare avanti. Qual è l'unica forma alla fine che c'ha un consigliere comunale di opposizione per far valere non le proprie ragioni, ma la ragione della sua città, se non quella di dire
E allora prepariamo una mozione di sfiducia e lavorare affinché altri consiglieri comunali possano firmare questo documento e dare forza. Perché se già sono 15 su 30, significa già formalmente questo, l'attuale signor sindaco non ha una maggioranza, ma queste cose la città le sa e la città dovrebbe reagire in tutto questo. E se poi si stanno raccogliendo, mi dicono, migliaia e migliaia di firme a sostegno della mozione con documento d'identità, quindi il riconoscimento di chi va a firmare un documento, tutto questo dovrebbe portare un primo cittadino a dire: un momento, io non sono all'altezza, non ce la faccio. Se ricorda cosa io dissi nel 2012, io me lo ricordo benissimo in una delle tante trasmissioni in cui lei affettuosamente mi ha invitato. Io dissi al signor sindaco: nel momento in cui hai trovato, dice il signor sindaco, una situazione disastrata, quindi non hai la forza per poter fare fronte alle negatività che hai ricevuto in eredità, fai un atto da grande uomo, da grande politico, indici una bella conferenza stampa, dopodiché fai un bel comizio a Caltagirone e rimetti il mandato alla gente per dire: io non ce la faccio ad andare avanti. Fra l'altro, già a dicembre aveva avuto le prime avvisaglie di una maggioranza che di politico non aveva nulla. Quindi tutte queste cose che oggi stanno avvenendo noi le abbiamo anticipate prima, e Sergio Domenica è stato, come dire, protagonista sempre in assoluto di questo stato dell'arte che c'era. E questo è rivolto non solamente al signor sindaco, ma anche a chi parla di partito. Cosa dovrebbe fare un partito che ha l'opposizione se non quello che sta facendo? Ma la consigliera ora, di Privitera, dice che praticamente invece... Scusi, ogni persona può dire ciò sì, che... Sì, ma qui no, parla però, onorevole, parla a nome del partito. Scusi un attimo. Quindi si impone che gli apicali del partito... Scusi un attimo. Lei è un apicale del partito. Direttore. Deve trovare la medicina. Direttore. O no? Questa situazione è esplosa un paio di giorni fa. Sì, questo c'è. Io ne sono venuto a conoscenza ieri. Io la ringrazio di essere stato stamattina qui presente stasera. Quindi ho chiesto a lei se mi dava l'opportunità di essere ospitato, e di questo io la ringrazio. Sto cercando di dire la bontà della posizione di un galantuomo, di un giovane che sta dando lezioni di serietà comportamentale, di coerenza nei confronti di tutti, nessuno escluso. Per quanto concerne queste dichiarazioni, siccome a me non risulta assolutamente nulla di tutto ciò che si vorrebbe far trapelare, non c'è dubbio che chi sta parlando avrà degli incontri per capire in effetti da dove provengono queste espressioni, queste dichiarazioni che creano solamente confusione, anche se io dico alla città di Caltagirone e all'elettorato del mio partito che non c'è motivo alcuno per pensare all'elettorato del mio partito di fare parte di un movimento politico dove non ci sia una linea. La linea politica è quella di cui io ho parlato, che non è mai stata messa in discussione, perché mette innanzitutto il bene della città. Quale dovrebbe essere il bene della città? Quello di continuare per fare cosa? Con quale posizione? Forse qualche seggiolina, qualche poltroncina? Noi non siamo interessati. Allora, se ci voleva una poltrona, Sergio Domenica l'avrebbero fatto quasi il re a Caltagirone. Ha rinunciato, ma guai se non avesse rinunciato, perché allora avrebbe significato cosa? Che non si sarebbe capito cos'è un partito. Certo. Il partito è quello di cui immodestamente ho parlato io. Quindi chi pensa o parla in nome per conto di un partito è totalmente fuori strada. Queste cose avvengono nei Luna Parchi, nelle associazioni turistiche, dove uno si siede, oppure nel dopolavoro. Ognuno parla in libertà e dice quello che vuole. Si può dire ciò che si vuole, ma a nessuno è consentito di mettere in discussione l'esistenza stessa
di una politica che rappresenta un partito. Noi eravamo all'opposizione per scelta dell'elettorato, sicuramente non per scelta nostra. Noi avremmo voluto vincere le elezioni ed essere alla guida del paese. Il paese, la città ci ha dato questo ruolo e noi lo stiamo difendendo. Ci sarò io, chiaramente, domani è giovedì, spero di incontrarmi per dire, ma come mai ci sono espressioni, frasi che io non capisco? Può darsi che non sia stata rappresentata bene la situazione, perché non vedo nessuna motivazione plausibile che possa portare o che potrebbe portare Catania o la dirigenza del partito ad un cambiamento di linea politica, perché la linea politica qua è quella che ci ha segnato la città, è stata e sarà quella di un'opposizione ferma nei confronti di un'amministrazione fallimentare. E siccome le hanno cambiate, le hanno cercate tutte, hanno cambiato quante volte la giunta è stata dimissionata e poi ne hanno eletta una nuovamente, ma i risultati sono sempre quelli che sono. Mi dicono che questo è il terzo mese in cui gli impiegati della città di Caltagirone non prendono stipendio. Ma questa è una cosa grave, cioè, chi fa politica come fa a non sintonizzarsi con questi temi? Quali sono i temi che dovrebbero fare riflettere un consigliere comunale, un assessore, un sindaco? Quindi chi pensa diversamente è totalmente fuori strada. E che nessuno venga in mente di pensare ora qua, sì, poi vediamo, non c'è niente da vedere. Quando arriverà il giorno in cui si dovrà discutere e votare la mozione di sfiducia, il consigliere Sergio Domenica dirà, perché la sua volontà, che tutto il partito storico di Caltagirone condivide e la città di Caltagirone condivide nella sua stragrande maggioranza, dirà di sì. Non c'è possibilità di cambiamento, perché non è un capriccio. Comunque, in definitiva, onorevole, ci sarà una presa di posizione ufficiale del partito, ma non c'è dubbio, anche sulla posizione di questo consigliere comunale, ma non ci piove, alias perché Elisa Privitera, che invece per conto del partito sta ponendo una posizione. Sarà chiarezza nei prossimi giorni. Io prendo atto di ciò che lei ha letto, ma io l'avevo anche letto, se velocemente, ed è giusto, ed è doveroso e obbligatorio che chi rappresenta il partito, la classe dirigente del partito, dica con chiarezza qual è la posizione di questo partito nella città di Caltagirone a fronte di tutto ciò di cui noi stiamo parlando. Ma le posso anticipare che la posizione di Sergio Domenico non è la posizione dovuta ad un capriccio personale, è una posizione politica che è stata tenuta fin dall'inizio. Siccome i fatti ci hanno dato ragione, perché questo ci tengo a dirlo e a ribadirlo, noi lo avevamo anticipato che, essendo una maggioranza priva di politica, del senso politico, sicuramente il precipizio era dietro l'angolo. Il cosiddetto municipalismo è fallito, coloro i quali pensarono di fare un qualcosa hanno fallito, noi eravamo nel giusto. Se c'eravamo nel giusto allora, lei pensa che questa coerenza noi ora la metteremmo in gioco? Ma per quale motivazione? Quindi non c'è margine di confusione in ciò di cui io sto parlando. Abbiamo un delegato nazionale dell'NCD e fa bene l'amico Sergio Domenica a non parlare. Io, siccome sono il delegato nazionale di Caltagirone a Roma dell'NCD, invece lui deve continuare così, con la modestia che lo contraddistingue, senza dire titoli e non titoli, perché il titolo sta già nel nome e cognome, perché per lui parla la sua storia, che è ineccepibile sotto qualunque punto di vista possa essere toccato. Onorevole, dobbiamo chiudere qua. Aspettiamo la precisazione. Per quanto mi riguarda, so che la voce dell'onorevole Limoli, per il ruolo che copre nel nuovo centrodestra, è il Vangelo.
chiaro. Però sì, sì, ma ritengo, le aggiungo, io non ho nessun incarico né nessuna nomina, ma è la mia storia che parla. Perfetto, perfetto. Che ha una valenza di gran lungo e infinitamente superiore alle nomine che sarebbero state fatte, anche quella che riguarderebbe il mio amico Sergio Domenico. D'accordissimo, d'accordissimo, d'accordissimo. Però aspettiamo. Ma non c'è dubbio, ma questo per rispetto alla città e agli elettori del mio partito. Ma che per capire bene, diciamo, la posizione del consigliere Privitera, Elisa Privitera, ecco, se persiste in questa situazione. Ecco, tra l'altro non l'ho capito bene, democrazia. Ma in effetti non grammaticalmente non sono riuscito a... dittatura, non l'ho capito. No, non sono riuscito a capirlo. Non ho firmato la mozione perché, dice la Privitera, non è in linea con le scelte del nuovo centrodestra. E quali sono? Appunto, avendo letto le motivazioni, le abbiamo ritenute pretestuose. È un atto politico. Vogliamo ragionare su altri elementi per imporre una vera opposizione in consiglio nel rispetto delle regole della democrazia. Io non so quali siano gli altri elementi. Vabbè, lasciamo stare. Quale sia la vera opposizione, quale sia la democrazia. Però mi impongo, faccio l'invito qui. Se la consigliere Elisa Privitera può onorarci della sua presenza, credo che lei ha buon diritto, come tante volte magari ci ha sollecitato per essere presente, per esporre le sue posizioni, anche in questo caso gradiremmo, la città gradirebbe appunto che venisse a chiarirci meglio questa posizione che è difforme dal verbo enunciato ora dall'onorevole Pippo Limoli. Vedremo un po', aspettiamo, siamo qui, aspettiamo anche noi. Non è il mio verbo, è il verbo della politica. Va bene. Che è una cosa seria. Sì, siccome sto dicendo Pippo Limoli comunque è... Sì. Sì, sì. Il nuovo centrodestra, per quanto mi riguarda, quindi voglio dire, è l'autorità più alta che abbiamo qui nel territorio del Calabria. Ma nei tempi soprattutto difficili, oggi sarebbe una passeggiata. Onorevole, dobbiamo correre. La ringrazio di essere stato qui con noi, avremo occasione ancora di rivederci. Grazie anche per questa occasione. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, buona serata. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.